nella mia vita sono nata, che ero piccolissima, piccola, piccola. Mentre crescevo, boh, non ricordo, forse lo sai più te che te l'hanno detto. In Umbria, certo, Giovanni, dove vivevo io? Vicino in Umbria, vicino al lago Trasimeno. Mia mamma era bravissima a far da mangiare. Faceva dei quei sughi, si metteva giù, faceva dei quei sughi pasta asciutte. La pasta asciutta la faceva lei con le sue mani e poi faceva il sugo e condiva di qui. Vabbè. E quando sono venuta a Milano io, cosa fa? Giovanni? No, Gio? Il nonno l'ho conosciuto, Giovanni. Sono nato su un villaggio di 24 famiglie che si chiama Aranciano. Allora c'era Aranciano Alto, Aranciano di Mezzo e Aranciano Basso. Io sono nato a Aranciano di Mezzo. Eravamo contadini e il mio lavoro era accudire gli animali, e quando ero fatto più grande, se portavo il bestiame a bere al fiume Pescia. Era la guerra molto vicino, che già bombardavano le ferrovie. È passato un aereo molto basso, forse ecco, all'altezza dei Pipioppi, a metà dei Pipioppi è passato questo aereo. E io mi ha colpito il fruscio, non perché il motore era al minimo, mi sono girato di colpo e il pilota mi ha detto: vai in casa, ma con una voce talmente sicura al 100%, mi guardò in faccia e vai a casa. Proprio dalla guerra, la casa è bombardata al suolo, siamo andati ospiti da una famiglia in mezzo alla campagna. E io penso che, forse non l'ho mai detto, non lo so, ma avevo voglia di scappare via dalla disperazione. Ho indossato uno zaino, o tedesco o inglese, non me lo ricordo, e mi avviavo verso Arezzo, dietro agli inglesi, che poi a un certo momento avrò fatto poco, una ventina di chilometri, non so. Ho dormito su un po' su una capanna, la mattina dopo sono ripartito tornavo verso casa. I miei non sapevano neanche se ero vivo, se era morto. E così dopo abbiamo cominciato a ricostruire la casa. E faccio che vado a fare colazione al bar, prendo il giornale, torno in casa, poi vado a fare la spesa, poi torno a casa per vado a mangiare. Dopo pranzo lei si lava i piatti e io vado a fare una camminata. Mi faccio 5 km, tutto questo giro del parco qui. Però poi tante volte si esce insieme. Poi qualche sabato si va a ballare e passo il tempo, trovo degli amici bravi veramente. Pulire, stirare, lavare. No, non manca mai, mai. Mangiare, la spesa. Allora la spesa la fa lui. Quello sì. Io ne ho 90. No, un pochino meno. 89, dai. Però avevo imparato a fare le tagliatelle, facevo le tagliatelle. La Torta di torta, mele, ma veniva così una cosa delicata, gli altri non avete nemmeno idea. ma a me piacevano tanto le tagliatelle. E anche io le tagliatelle, però non ci sono più perché la tua nonna non le può farle. Però devo imparare io a farle, guarda, ti assicuro che impari, non imparo, poi impara, non ti preoccupare. Domani. Anche domani. Rifarei tutto quello che ho fatto, mi è piaciuto di più il lavoro che ho svolto a Milano, proprio. Una grande soddisfazione ho avuto, anche perché ero libero, nessuno mi controllava e il lavoro era mio, non era della ditta, era mio personale. Se facevo un cliente in più, per me era una ricchezza in più alla fine del mese. Quei piccoli lavoretti che ho fatto, Io diversi, adesso gli insomma. dico, trovati il lavorettino che adesso sei sempre in casa. Cosa Lei fai qui? dopo dice: lei fa il lavorettino, Ho gratitudine, la salute è una cosa la importantissima. salute, l'andare d'accordo. E poi si va a ballare, anche i balli si sono rallentati perché c'è una musica un po' diversa e avanza l'età, insomma, però sono Avere il contento. figlio molto bravo E il nipote di più. e il nipote di più. Niente. Quello che non ho fatto, non mi sono pentito che non ho fatto. E di quello che ho fatto sono felicissimo, non c'è da rimpiangere niente. Ottenere la libertà dai genitori e essere sinceri, perché la libertà, io ho avuto l'esempio di tuo papà, che se
lui ascoltava quello che dicevamo noi, si sbagliava in pieno, e lui si prese la libertà, e poi a fine di nottata, che mi ha dato molta soddisfazione, insomma. Ha studiato 3 anni e veniva a scuola e al giorno lavorava, non è una cosa da poco, eh. No, no, ma siamo contenti. Se riflette, dai, guarda che c'è anche credere o non credere, io non lo so, se conta o non conta. Io basta non, che non abbiamo la salute, che non ci manca niente. Tutti quelli della mia classe sono andati a militare, sono morti tutti già da 10 anni. Tanto. Dimmi qualcosa. Mi devi ascoltare, che ti aiuto. Devi essere bravo, non devi gridare. Una domanda? Sabato andiamo a ballare? Ti sarò vecchio quando sono morto. Sei contenta? Sì. Vabbè, via. Finito il colloquio. Grazie amore, ciao. Grazie. Ciao. Lo puoi progettare in qualsiasi... Vi dovete essere bravi, studiare, lavorare, tutto va bene.